Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di presentazione della 7ª edizione di Favole di Luce, l'evento più atteso nel calendario degli appuntamenti organizzati dal Comune di Gaeta, che quest'anno si terrà dal 29 ottobre al 15 gennaio. Un'iniziativa che accoglie visitatori e turisti provenienti da tutta Italia e incanta con le sue atmosfere magiche attraverso percorsi che si sviluppano tra sogno e realtà alla scoperta dei tesori paesaggistici, storici, culturali e artistici della nostra Gaeta, città dell'arte, del mito e del mare. Sarà un'edizione ricca di novità che siamo pronti oggi a svelarvi e per questo darei la parola al sindaco, dottor Cristian Leccede, per iniziare a scoprirle insieme. Beh, grazie Alessandra, buongiorno a tutti, benvenuti e grazie della vostra presenza. Io sono particolarmente emozionato oggi per la presentazione di questa 7ª edizione di Favole di Luce, che mi vede per la prima volta, insomma, come sindaco a gestire questa ormai tappa storica, tradizionale per la nostra Gaeta. E ovviamente, come possiamo passare un po' la musica. E ovviamente un evento giunto, come dicevo prima, alla 7ª edizione, nato nel 2015 grazie alla straordinaria intuizione del mio predecessore, di Cosimino Mitrano, e quindi a questo punto vorrei rivolgervi un saluto e un ringraziamento. Stamattina sarebbe arrivato un po' in ritardo, ma ci ha assicurato che sarebbe passato per un saluto, e ritengo opportuno, insomma, sottolineare l'importanza di questa straordinaria intuizione che ebbe nel 2015 e che oggi ci fa ritrovare tutti quanti qui. Ho dei ringraziamenti e devo dire tantissime cose oggi, quindi sarò un po' lungo, ma mi fa piacere perché è importante ringraziare, salutare e citare tutti quanti per coloro che rendono possibile la realizzazione di questo evento, di questa tappa ormai imprescindibile per la nostra città, per tutto ciò che nella nostra città accade e si muove. E però consentitemi prima di fare un ringraziamento particolare a due persone senza le quali Favole di Luce probabilmente non potrebbe realizzarsi, e ce le ho a fianco a me, e sono rispettivamente Giovanni Titucci ed Andrea Bregole, quindi vi chiedo anche magari di ricordare. Particolare applauso. Continuo con i ringraziamenti, sono un po' lunghi come vi dicevo, ma ci tengo in modo particolare a citarli tutti quanti. Inizio da tutta la componente della nostra amministrazione comunale, quindi innanzitutto il dirigente dell'ufficio cultura e turismo del Dipartimento del Benessere Sociale, in particolar modo l'ufficio cultura e turismo, la dottoressa Anna Maria De Filippis, che è anche, sovrintende anche il comando dei vigili urbani, i quali attraverso di lei intendo ringraziare anche tutti gli agenti che si prodigano ogni anno per gestire viabilità e sicurezza nella nostra città. Le forze dell'ordine, poi ci arriverò dopo, sono contenute in un altro paragrafo. E intendo ringraziare e salutare anche la dottoressa Gallinaro, la dottoressa Veronica Gallinaro, dirigente del Dipartimento Programmazione Finanziaria, che oggi non è presente a Gaeta, l'ufficio tecnico e in particolare tutta la squadra dei nostri operai manutentori, coordinati dal geometra Cristoforo Cetta, tutti gli altri dirigenti e funzionari della nostra amministrazione che a diverso titolo danno il loro contributo per la buona riuscita della manifestazione. Voglio anche ringraziare e salutare i colleghi, i consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Comunale e tutti gli assessori che in qualche modo
si prodigano per portare alla manifestazione quello che è di loro competenza. Andiamo invece agli enti, quindi alle istituzioni che danno il loro contributo per collaborare insieme al Comune di Gaeta all'organizzazione della manifestazione. In primis l'autorità di sistema portuale, quindi un mio saluto va al Presidente Dino Musolino, con il quale ci sentiamo ormai quotidianamente, l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Gaeta, che sempre non ha mai fatto mancare il suo contributo, l'IRL, l'ex IPAB, l'Agenzia Pubblica dei Servizi alla Persona della Regione Lazio, nella persona del suo direttore, Clemente Ruggeri. Le autorità, come non salutare e ringraziare la Arcidiocesi di Gaeta, nella persona chiaramente di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Vari, e tutte le parrocchie che danno la possibilità di collaborare e mettere a disposizione il loro contributo. La locale tenenza dei Carabinieri, il locale commissariato della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza nelle sue varie articolazioni per la scuola nautica e la sezione navale, la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di Porto, la Protezione Civile e la Fenice, che vedo qui oggi rappresentato nella persona di Aldo Baia, la Croce Rossa Italiana, i supporter tecnici, Edison Next, sul quale vi serverò successivamente un particolare ringraziamento per tutto quello che negli anni e soprattutto anche quest'anno ci mettono a disposizione, la ditta Elco Impianti di Cosmo Graniello, Centro Musica Service, il dottor Vittorio De Simone. E andiamo invece al paragrafo delle associazioni, delle realtà territoriali e degli autori. Base Nautica Flavio Gioia, la Prologo di Gaeta, le associazioni degli albergatori, Bed & Breakfast e commercianti della nostra città, il Centro del Movimento, l'Associazione Overline 2017, Offshore Cantieri Navali e Bimax Service SRL, il Teatro Nazionale dei Burattini e Valle di Mercurio, il Robin Hood, il Fiat 500 Club Italia, l'Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio, il maestro Gianni Donati, autore tra l'altro della sigla Favole di Luce, dopo ci riserverà anche una chicca su un nuovo evento che inaugureremo e baleremo per la prima volta quest'anno, l'Associazione Iniziative e Progetti, l'Associazione Tamburo Rosso, che nella gestione della fantastica e straordinaria Chiesa di Santa Lucia, con la Scuola di Musica Popolare ed altro ancora, l'ingegner Cosmo Di Russo, autore quest'anno di questa nuova e particolare caratteristica ricerca storica sulle mille e una luce di Gaeta, tutti i libri di Enza e Riccardo Campino per la rassegna culturale Festival Nazionale della Storia, Cuori e Motori, che sarà anche questa una novità molto bella ed importante che coinvolge il comando generale delle Capitanerie di Porto e tantissimi professionisti della cardiologia che porteranno dalla nostra città navi di rotti e tante visite screening sul cuore gratuiti nel nostro territorio e quindi l'Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari, l'Associazione 900, Giampiero Di Cecca di Innovation Project e Antonio Gaudino, la stampa e media partner dell'evento, Tape Studio, la dottoressa Cecilia Di Marco che come successivamente potrete vedere ha ideato il nuovo brand di Favole di Luce, gli espositori, i commercianti, gli artisti, gli artigiani, i promoter, i social media partner e tutta la stampa locale. Sono davvero tanti. Ma in modo particolare un ultimo ringraziamento lo devo rivolgere a tutti i cittadini di Gaeta che sostengono da anni questa iniziativa non solo da un punto di vista, diciamo così, morale, ecco, culturale, per sostenere una cosa molto importante della nostra città che è la destagionalizzazione turistica. Volevo ringraziare i cittadini di Gaeta perché in questi anni e soprattutto in questi ultimi giorni, ogni volta che ci avviciniamo alla inaugurazione, alla presentazione di questo evento, sostengono in maniera forte la bellezza del loro territorio e la necessità di continuare a mettere al centro dell'attenzione nazionale la realizzazione di questo evento. È una cosa bella vederli loro stessi promotori della loro città e di questo evento meraviglioso che riusciamo a organizzare ogni anno, e di questo vi devo veramente dare conto e quindi ringraziare davvero tutti. Dopo questi ricchi ringraziamenti voglio dare semplicemente descrizione di alcuni tratti caratteristici di questa settima edizione, prima di lasciare la parola a tutti quanti gli altri. So che oggi è una presentazione bella corposa, ho visto la scaletta e mi rendo conto
di non dover parlare troppo per non allungare i tempi, però ci tengo in modo particolare, come ho fatto per i ringraziamenti, a sottolineare le caratteristiche e le novità di questa nuova edizione. Innanzitutto non potrei sottovalutare, e quindi ho bisogno di descrivere tutto ciò che sono le azioni riferite alla ecosostenibilità, al risparmio e al contingentamento della energia elettrica per l'ovvia crisi che stiamo attraversando tutti. La prima cosa che voglio sottolineare sono le azioni di abbattimento sia degli assorbimenti sia del risparmio proprio tecnico di corrente elettrica. E per questo abbiamo inteso applicare e concertare insieme ai tecnici un sistema di timer saving, per cui tutte le installazioni verranno spente all'1:30 di notte. Questo ci consentirà di abbattere quasi il 40%, il 38% più o meno stimato di abbattimento dei consumi, ma ci darà comunque la possibilità di poter svolgere una manifestazione durante le ore notturne fino a un orario consono alla fruizione e alla visita di tutti i turisti. Abbiamo poi applicato una politica di 100% LED di ultima generazione che ci ha dato la possibilità di un abbattimento di un ulteriore 30% sugli assorbimenti in termini proprio di watt rispetto alle tradizionali installazioni. E abbiamo anche una nuova tecnologia di proiezione che abbatterà ulteriormente del 40%, perché sapete che le installazioni non sono solamente di luci, ma abbiamo anche ormai da diversi anni questo video mapping che installati su alcune strutture della città, alcuni immobili della città, molti immobili in realtà della città. Questi sistemi di proiezione sono stati ammodernati, sono stati implementati da parte dell'azienda che li gestisce, proietta nella fattispecie, quindi avremo anche lì un abbattimento significativo della corrente elettrica, degli assorbimenti per circa il 40% in meno. Tutto ciò avviene, come in tutte le altre manifestazioni, tutte le altre edizioni dal 2015 fino all'anno scorso, a impatto economico zero. Che cosa significa? Significa che la società che gestisce per conto dell'amministrazione comunale la pubblica illuminazione, fino all'anno scorso Siderum, quest'anno Edison, perché è stata acquisita la società dal gruppo Edison Next, ha sponsorizzato e quindi si è sempre fatta carico economicamente della quota energia che serviva per la realizzazione della rassegna Favole di Luce. Anche quest'anno Edison Next, e quindi ci tengo particolarmente a sottolineare questo importante sostegno economico, ha deciso di riconoscere al Comune di Gaeta la presa in carico di tutta la parte della quota energia. Quindi per noi è una cosa molto importante, a impatto zero per tutte le tasse dell'amministrazione comunale, e quindi di questo vorrei in particolar modo ringraziare Edison Next, che quest'anno appare in maniera importante su tutto il materiale pubblicitario della nostra settima edizione. Non devo spiegare, perché penso che sia ormai nota, l'importanza strategica di Favole di Luce, un'importanza strategica in senso di destagionalizzazione del nostro turismo e in senso di promozione territoriale della nostra città, del nostro comprensorio. Sempre di più in Italia e in tutti i comuni in tutte le regioni della nostra nazione siamo riconoscibili e riconosciuti fondamentalmente per la destagionalizzazione invernale dei nostri eventi, grazie chiaramente a Favole di Luce, oltre che quello per cui siamo molto più noti, cioè il nostro mare, l'arte e il mito, quindi ciò che è il turismo stagionale. Finalmente abbiamo bucato, come si dice, questo muro, questa scommessa, insomma, che da tanti anni cerchiamo di raggiungere, e su questo dobbiamo rilanciare. Rilanciare significa non solamente arricchire e quindi investire ancora di più sulla manifestazione Favole di Luce, che come noto parte da inizio di novembre, quest'anno il 29 di ottobre, per il weekend chiaramente, e arriva fino a dopo la Befana, intorno alla metà di gennaio,
ma dobbiamo ancora, penso, fare qualcosa di più per riempire gli altri mesi successivi di febbraio e di marzo. Ed è per questo che abbiamo pensato, ormai sono diverse settimane che ci ragioniamo, alla strutturazione, alla progettazione di un altro evento, da realizzare in questi due mesi per allungare e completare ancora di più la destagionalizzazione della nostra città, e vi do una semplice e veloce anticipazione su questo nuovo brand che stiamo coniando, che si chiamerà Favole di Gusto, da associare a Favole di Luce. Favole di Gusto sarà un tema sulla scia della riscoperta delle tradizioni enogastronomiche e culinarie del nostro territorio, da mettere in, come si dice, in food matching, no? Da mettere in, in gara, in competizione con le peculiarità enogastronomiche delle regioni dell'Italia. Quindi una manifestazione che richiamerà sicuramente ancora turismo e ancora presenza nella nostra città per questi altri due mesi, in modo tale da coprire un anno intero di lavoro nella nostra città. Detto questo, mi voglio semplicemente riallacciare, ma in maniera molto veloce, perché lascerò poi a chi ha lavorato su questo argomento, sul filone storico-culturale. Quest'anno Favole di Luce sarà legato a una ricerca, è legato a una ricerca storico-culturale, dove si mette sostanzialmente in risalto che Gaeta non è solamente terra di cultura, terra di storia, ma è anche terra e luogo di emozioni, di sensazioni. Le mille e una emozioni, Gaeta è terra delle mille e una emozioni, Gaeta è terra delle mille e una meraviglie, delle mille e una luce, come le chiamiamo noi, delle mille e un sentimento umano. E come sapete, nella cultura orientale, del fantastico mondo orientale che ha dato origine al mondo dei numeri, 1001 sta per infinito, ecco appunto, Gaeta è città dell'infinito. E con questo voglio iniziare questa nuova grazie, e passo la parola di nuovo ad Alessandra. Sì, grazie sindaco. Però sindaco, forse abbiamo dimenticato una cosa, dobbiamo svelare quella che è la nuova copertina di questa settima edizione, quindi io vado con la slide e le lascio il compito di annunciarla. Vediamo. Eccola qui, questo è il nuovo brand, il nuovo logo di Favole di Luce, che racchiude all'interno della pallina dell'albero di Natale forse uno dei simboli più riconoscibili del nostro territorio, della nostra città, e cioè il campanile della cattedrale, e con la scritta ovviamente Favole di Luce, un progetto con il quale abbiamo collaborato con la Cecilia Di Marco, che è stato elaborato graficamente sulle nostre copertine, su tutto il materiale, con la collaborazione di Dave Studio, e che oggi presentiamo ufficialmente. Bene, grazie sindaco, poi naturalmente torneremo anche su questo argomento. E allora, lo diceva proprio il nostro primo cittadino, iniziamo con le novità di questa edizione. Mille e una luce, mille e uno, infinito, Gaeta è la città proprio dell'infinito, meraviglie, emozione, luci. E quindi scopriamo insieme questa novità con Andrea Brengola, che ci illustrerà Mille e una luce di Gaeta. Grazie Alessandra, ringrazio il sindaco, la mia sarà una brevissima introduzione, ma mi nascondo una autentica, sincera emozione, ormai è il settimo anno, un'iniziativa che stiamo vedendo crescere tutti insieme, un percorso di continuità, ma tante novità, tante bellissime novità quest'anno tra gli eventi. Il sindaco, a un certo punto abbiamo dovuto creare un extra, poi lo diremo, no? Abbiamo avuto veramente tanti eventi, molti eventi culturali, e abbiamo creato, poi lo dirò in un secondo momento, ma adesso con grande piacere introduco quello che è l'aspetto storico, Favole di Luce nella storia. In realtà a parlarne sarà l'ingegner Cosmo Giusto, qui do subito la parola.
altre cose. Allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Non vi chiedo molti commenti perché voglio essere sintetico nel dire le mie cose, perché sicuramente avremo altro tempo, altri voti. Fatemi bene, vi dico subito, questo scritto non è stato composto per questa occasione. Questo scritto ha ben oltre 15 anni di vita. Esso è scaturito dall'analisi storica della città di Perugia, quando tanti scrittori, diversi scrittori locali, hanno cominciato a spulciare negli archivi, a tradurre e presentare a chi fa ricerca, a me piace fare ricerca, tanti aspetti della città. Mille e una luce, perché? Mille e una volta, mille e una emozione, perché quando si prendono quei documenti e lì si legge come sensibilità culturale, si resta affascinati. Chi devo ringraziare? Sindaco, deve permettere prima di tutto chi mi ha introdotto a questi studi, che è stato mia moglie. Noi ci avvicinammo alla storia di Gaeta per la sua tesi di laurea. Era Maria Carolina Corbo, che oggi è scomparsa. Trovò un grosso aiuto, anzi continuò poi lui l'opera, il mio suocero, il professor Pasquale Corbo. Oggi la città ha tanti, diversi volumi scaturiti da allora, da quella iniziativa. Parlo in primis dei primi tre volumi, Gaeta la storia, volumi che pochi conoscono. Ai giorni dico, andateli a leggere. Adesso vorrei procedere oltre. Favole di luce. Favole di luce è un avvenimento che è vero destagionalizza Gaeta, il percorso di Gaeta. Ma guardate, è vero. Se noi facciamo riferimento alla storia, l'attività di Gaeta era destagionalizzata, avveniva da novembre ad aprile. Perché? Perché in quel periodo erano presenti i naviganti, in quel periodo era bloccata la navigazione. Noi troviamo un Natale fantastico, troviamo un Carnevale fantastico. Si iniziava il mese di settembre con la fiera, ritornavano i naviganti e si metteva su l'attività sociale della città per il periodo natalizio. Quando le famiglie si riunivano, questo è un concetto fondamentale nell'affrontare la storia di Gaeta. E sindaco, le favole di gusto, sindaco ha parlato per non espandersi, il gusto è uno dei cinque sensi, in cui è compreso anche all'interno la bellezza di questa città e dalle altre aspetti. Cosa noi dobbiamo in questa fase ringraziare, al di là di quello che erano gli aspetti familiari, i nostri predecessori. Vorrei ricordare in questa fase, che adesso la visitate in questo modo, tutte le persone che hanno operato per far diventare questa città uno dei più bei borghi d'Italia. Ma già nel 1552 questa città si prese il titolo di Perla del Lazio. E attenzione, c'è Roma nel Lazio. Bene, questa città si prese il titolo di Perla del Lazio. Che fare? Continuare con grande sensibilità a scrivere, a vivere la storia odierna e quella del nostro passato. Grazie sindaco. Volevo sottolineare, scusami Sandra, volevo sottolineare, anche se è stata consegnata a tutti quanti la scheda storica, insomma, di questa nuova
legame, di questo nuovo filo conduttore tra le luci di oggi e le luci del passato. E ci tenevo in maniera particolare a ringraziare ancora una volta Cosmo Di Russo per questa iniziativa. Perché Cosmo è quella persona che quando te lo trovi di fronte e inizia a parlare delle cose, incomincia a saltare e si brillano gli occhi per tutte le cose belle che inizia a pensare. E devo dire la verità, tutto questo mi fa ricollegare a quello che dicevo in partenza, all'inizio, nel ringraziamento a tutti i cittadini di Gaeta, perché sono persone, siete persone straordinarie. Ognuno ha un attaccamento viscerale alla propria terra, alla propria città, al proprio territorio. E questa cosa di farlo di luce, questa cosa di promuovere all'esterno il nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre radici, ci fa mettere in moto tante energie, e questa è una cosa molto molto importante, perché sprigionare le energie significa mettere il turbo a tutto quello che noi facciamo per farlo ancora meglio e per farlo ancora in maniera più importante. Nella nostra diciamo così, rievocazione, insomma, in questo riallacciare un circuito della storia, abbiamo voluto mettere nero su bianco il fatto di ricollegare nell'antichità, nei primi secoli dopo l'anno 1000, l'importanza che le luci avevano nella nostra città, nella città di Gaeta. La città di Gaeta era, secondo lettere, note e scritti da parte di diversi armatori, naviganti, commercianti, mercanti che fruivano il nostro territorio, che passavano di qui, venivano notate, venivano apprezzate per la loro grandezza, per la loro imponenza. Perché? Perché venivano utilizzate ed alimentate attraverso l'olio di risulta, l'olio che noi non vendavamo nel mondo perché non era, secondo gli indici della qualità dell'epoca, buoni, adatti per essere commerciali, e quindi si utilizzava tutto quest'olio per alimentare queste grandi lanterne. Quindi già Gaeta all'epoca era città della luce, ed era ancora città della luce per uno dei delle decisioni della Chiesa dell'epoca, di proprio per raccontare, per attestare la magnificenza della nostra città, del Duomo, della Cattedrale, dei luoghi più importanti, di rendere sempre illuminati costantemente, di giorno e di notte, senza badare a spese, quei luoghi, attraverso ovviamente l'utilizzo di questi oli e attraverso una tradizione che ancora noi oggi facciamo, che ancora il sottoscritto come sindaco e tutti gli altri sindaci fanno durante la festività di Sant'Erasmo in Marciano, cioè il dono dei ceri e dell'olio al parroco, chiaramente in questo caso all'arcivescovo come padrone di casa, tra virgolette. Quindi un riallacciarsi di storie, di tradizioni, di cultura, di sentimenti che oggi dobbiamo ancora di nuovo prendere in mano e rilanciare. Grazie. Grazie ancora al sindaco, grazie a Cosmo Di Russo, e andiamo ancora avanti. Novità anche per quanto riguarda, come abbiamo visto prima, la grafica, quindi c'è questo nuovo logo, un logo ideato dalla dottoressa Cecilia Di Macco, che quindi inviterei ad intervenire proprio per spiegarci cosa rappresenta, da dove nasce e qual è stata la sua idea nella creazione di questo brand. Buongiorno, allora, come potete notare nell'illustrazione che poi è diventata il nuovo logo di Favole di Luce, sono racchiusi tre simboli principali: la pallina di Natale, che funge da cornice non solo del logo ma di tutto l'evento, cioè il Natale è un pretesto per favorire una manifestazione così grande e così importante, e al suo interno racchiude il campanile, il simbolo più bello, più magico della nostra città, che a sua volta è composto da puntini che rappresentano proprio le luci di Natale, e io ho pensato alle luci dell'albero che realizziamo in casa, quindi
la nuova illustrazione è proprio il frutto dell'unione di questi tre singoli. E devo dire che non è stata una passeggiata. Mettere insieme tante idee, perché manifestazioni così grandi portano tante idee, tanti fonti di ispirazioni e anche tanti contrasti. Quindi dopo un lungo lavoro e una lunga consultazione siamo riusciti poi a trovare il punto di incontro proprio dall'unione di questi tre simboli. Io non mi dilungo oltre, anche perché già sono state dette cose dal sindaco, quindi mi permetto. Grazie Cecilia. E adesso iniziamo ad entrare proprio nel vivo di Favole di Luce. E c'è qui alla mia destra il coordinatore Giovanni Di Tucci, il coordinatore di questo evento, che ci illustrerà quelle che sono le proiezioni e le luminarie che ammireremo a partire dal 29 ottobre. Buongiorno a tutti, grazie Alessandria, e volevo fare un ringraziamento particolare al sindaco che anche quest'anno mi ha rinnovato la fiducia nell'organizzazione e nel coordinamento di questo evento. Allora, come dici tu, io non sono un grande oratore, quindi inizio a spiegare questa, la mappa delle favole di luce. Questa è una mappa panoramica della distribuzione dei vari servizi sul territorio comunale. Premetto che non ha ricevuto grossi stravolgimenti, quindi come ogni anno, diciamo, nella piantina sono indicate in verde le installazioni delle luminarie, come volete vedere, e in rosso le installazioni delle proiezioni artistiche. Invece, per quanto riguarda la viabilità e l'accesso in città durante il periodo dell'evento, non subirà grosse modifiche rispetto alla scorsa edizione, e sarà sempre più orientata ad agevolare l'ingresso dei turisti e nella circolazione dei residenti. Poi, allora, abbiamo diverse aree di sosta per le auto, come potete vedere nella mappa, il parcheggio, diciamo, principale è il parcheggio dell'ex area Avil. Invece, per quanto riguarda i camper, c'è il parcheggio dei Spaltoni all'inizio di Monte Orlando. Invece, sempre un'attenzione particolare per i diversamente abili all'interno della base nautica Flavio Gioia, ringrazio Luca Simeone per la disponibilità che ci dà ogni anno, alle spalle della Fontana di San Francesco potranno parcheggiare lì le persone diversamente abili, quindi avranno una fruizione diretta all'evento. E per gli autobus invece resta come ogni anno il parcheggio del Porto Salvo d'Acquisto all'ingresso di Gaeta, che dopo aver lasciato i visitatori nel terminal di Villa Sirene torneranno a parcheggiare lì per poi riprenderli allo stesso posto. Allora, come ogni edizione, invece, sempre per agevolare la mobilità di tutti i vari turisti presenti a Gaeta, ci saranno i trenini delle luci che naturalmente sosterranno e fermeranno nei punti nevralgici delle installazioni della città. Inoltre sono rinnovati sempre le posizioni dei tre info point, quello presente a Villa Sirene che accoglierà i nostri turisti all'arrivo, l'altro presente davanti alla Fontana di San Francesco a Piazza della Libertà e l'altro presente in Piazza 19 Maggio, all'ingresso di Piazza 19 Maggio. Quest'anno l'unica novità, diciamo, poi lo dirà sicuramente Andrea, abbiamo spostato l'orario della Fontana di San Francesco un pochino più avanti, per allungare un po' l'evento. Naturalmente non anticipo niente, ci saranno anche alcune sorprese e novità per quanto riguarda la fontana, ma lo scoprirete direttamente all'inizio della manifestazione, senza anticipare niente. Poi un altro ringraziamento lo faccio a tutti i miei collaboratori che mi supportano nella gestione di questa macchina gigantesca. E rinnovato il mercatino delle favole di luce con la presenza dei mercatini artigianali qui sotto Piazza Monsignor Di Diego e la presenza dei mercatini del food nella passeggiata che va da Porta Carlo V a Porta Carlo III.
Ok, adesso possiamo entrare nel vivo delle installazioni luminose. Allora, alzate pure un po' la musica, così almeno creiamo un po' di atmosfera. Allora, per quanto riguarda le proiezioni artistiche, partiamo da una proiezione che ogni anno ripercorriamo perché, diciamo, per il nostro attaccamento a questa proiezione. La proiezione della Madonna Nostra, l'immagine viene proiettata sulla chiesa di Santi Cosme e Damiano e mette in evidenza il legame della città di Caeta con la Madonna di Porto Salvo, la protettrice della gente di mare. Passando alla seconda installazione, che è una novità per quest'anno, naturalmente questo è un percorso, è messo in questa scaletta perché è un percorso che porta da Villa Sirene fino ad arrivare nella parte medievale di Caeta. C'è la notte di Natale. La notte di Natale è installata su sia Piazza Mazzoccolo che Piazza Madallarco. E in questa proiezione saranno raffigurati il cielo della notte del 25 dicembre e si ammireranno costellazioni, fasi lunari e la volta celeste. Continuando sul nuovo marciapiede di Via Buonomo fino ad arrivare a Via Buonomo, ci sarà un fantastico mondo di cartoni animati che dipinge lungo la strada le facciate che hanno una sequenza di illustrazioni colorate e giocose. Allora, e adesso arriviamo al centro città. Allora, partendo dal Palazzo Comunale, passando dalla scuola fino ai palazzi di Piazza della Libertà, ci saranno queste proiezioni. Quest'anno abbiamo voluto festeggiare le luminarie italiane e sarà un omaggio ai disegni e colori delle tradizioni delle feste natalizie. Ora arriviamo al Museo dell'Unità d'Italia, che è di prossima apertura, e è stato ideato un videomapping, che rientra nel cielo del santesimo anniversario del legame storico tra la città di Caeta e la Marina Militare, e ripercorre le fasi salienti che portarono all'Unità d'Italia e quindi ripercorre anche l'assedio di Caeta. Continuando verso la parte medievale di Caeta, continua la celebrazione della Marina Militare su tutti i bastioni, con la rappresentazione stilizzata delle più importanti navi della flotta della Marina Militare, che culminerà con la proiezione della Medico Vespucci, il fiore all'occhiello della Marina Militare Italiana, al bastione La Favorita. Per ultimo, la vera novità, diciamo, molto bella delle proiezioni di quest'anno, sarà la facciata della chiesa di San Francesco, che vediamo anche nel dettaglio, eccola qua. In questa maestosa proiezione si celebra l'800° anniversario, quindi abbiamo dovuto ripercorrere un anniversario quest'anno sulla chiesa di San Francesco, della venuta di San Francesco a Caeta, che raffigura i momenti della sua vita ritratti dal pittore Giotto. Sulla slide potete ammirare questi vari momenti che ripercorre la vita di San Francesco. Naturalmente diversi di questi affreschi sono nella Basilica di San Francesco d'Assisi, sono posti nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Ok, faccio veloce perché devono parlare tante persone, quindi avete le brochure per vedere i dettagli. Passiamo alle luminarie. Ok, allora, per quanto riguarda le luminarie, partiamo dal quartiere La Piaia, nel quale saranno posti un numeroso numero di quadri e cornici che accompagnerà i nostri visitatori nell'ingresso, un accompagnamento luminoso all'ingresso della città. Dopodiché passiamo al quartiere della Peschiera. Al quartiere della Peschiera quest'anno è stato deciso di installare questa grossa ancora per omaggiare la gente di mare e i pescatori che sono presenti in quel quartiere. Adesso arriviamo a Villa Sirene, dove c'è il terminal dei bus, quindi la maggior parte dei visitatori che arrivano a Caeta arrivano in questo quartiere. E quindi è stata installata la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, che sicuramente molti conosceranno, è unica del suo genere, alta 10 metri, ed è l'unica installata quest'anno con la tecnologia RGB cambia colore. E quindi è sarà l'accoglienza per i nostri turisti che arriveranno.
Adesso proseguiamo con l'illuminazione di, naturalmente, di quelle che vedete tutti gli anni, di tutte le palme dall'ingresso città fino al centro città, nella Iulia centrale del lungomare. E arriviamo e attendiamoci in via Indipendenza. Quest'anno in via Indipendenza, per forte volere del sindaco, abbiamo installato due importanti luminarie. La prima è il drago Zoo, che avete ammirato l'anno scorso qui sotto piazza 19 maggio, e la seconda è la torre di Pisa a piazza Cogliabbia Sapienza. Ok, adesso facciamo un salto, perché ne parliamo all'ultimo di questa installazione, e passiamo direttamente a piazza 19 maggio, nella quale sarà posizionata la piramide all'ingresso, che sarà alta 8 metri, attraversabile, quindi cercherà una sorta di portale nell'ingresso del villaggio delle favole di luce, e ai suoi lati saranno installate due sfingi lunghe 10 metri accanto alla piramide. Adesso facciamo un salto sul ritrovare di sera con la nostra arena del Polo, poi diciamo vado veloce qui, passiamo per Porta Carlo Quinto e Porta Carlo Terzo con le nostre shopper tra i mercatini del food, e arriviamo a Viale degli Innamorati. Questa è un'installazione ricomposta dopo il successo di qualche anno fa, e con una grossa stella a fare l'ingresso in una delle passeggiate più suggestive e romantiche della nostra città, contornata da diverse stelle presenti sulla Iule. Allora, poi sempre in occasione del festeggiamento dei 160 anni della Marina Militare, riproponiamo, dopo il successo di quest'estate, l'Amerigo Vespucci, il monumento luminaria della nave più importante della flotta della Marina Militare. Adesso arriviamo a Villa Granello. Villa Granello, quest'anno c'è un'altra novità. Dopo il successo dell'ultima edizione dello zoo, proponiamo il nostro acquario delle meraviglie, una passeggiata tra corali, tartarughe e Nemo, che animerà quest'anno la villetta di Gaeta Medievale. Ci saranno altre installazioni che non vi anticipo, lo scoprirete quando si accenderanno. E quindi chiudiamo il nostro percorso a via Pausan, nella parte più in fondo, nella parte medievale di Gaeta, dove c'era il nostro scoiattolo Giubbellone. Allora, passiamo alla vera sorpresa di queste favole di luce, che molti avete potuto notare in questi ultimi giorni che stanno montando sul corso Cavour. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare totalmente il corso, e quindi ci siamo tenuti per ultimo questa novità. Come potete notare, dal render, il render sarà di... ecco qua, lo faccio prima vedere, poi dopo lo commento. Eccolo qua, questo sarà corso Cavour, sarà riempito da queste rende scintillanti, contornate da cristalli che rifletteranno e creeranno un'atmosfera suggestiva per tutti i numerosi turisti che verranno nella nostra città. Come potete vedere, questi le installazioni che cadono sono dei cristalli, delle luminate specchiate che creeranno tutta l'atmosfera intorno alle rende. Questa è la vera sorpresa di quest'anno delle favole di luce. Spero di essere stato il più esaustivo possibile per l'esposizione. Ringrazio tutti e ripasso la parola a Alessandra. Bravo Giovanni. Grazie Giovanni, un altro applauso. Giovanni era particolarmente emozionato con il grande lavoro che è stato compiuto in questi mesi. Però siamo ancora forse a metà del nostro percorso, ancora ne abbiamo ancora molto, e per questo la parola adesso all'altro coordinatore dell'evento, che è Andrea Brengola, che invece ci illustrerà e ci presenterà il ricchissimo calendario degli eventi previsti appunto dal 29 ottobre al 15 gennaio. Prego Andrea. Grazie Alessandra, come dicevo in apertura abbiamo davvero un'offerta ampia, tantissimi eventi. Con il sindaco abbiamo lavorato, con tutto un gruppo di persone che qui vedete, ma ce ne sono tante altre ancora che non sono presenti oggi per tanti diversi motivi. Abbiamo stilato un calendario degli eventi che rientrano all'interno di Favole di Luce, quindi dal 29 ottobre al 15 gennaio, ma ce ne sono tanti altri, caro sindaco,
che sono comunque degli eventi molto interessanti di primo piano, organizzati sempre dall'amministrazione comunale in sinergia con altre realtà del territorio, che abbiamo voluto inserire in una sorta di scopri gli altri eventi in città, ma andiamo con ordine. Ovviamente Giovanni diceva giustamente il punto baricentrico di tutta la Favola di Luce è l'incanto della Fontana di San Francesco in Piazza della Libertà. Quest'anno, tutti i sabato, domenica e festivi, abbiamo posticipato di mezz'ora l'inizio dello spettacolo. Vedo qua Marco Di Cesare, Cosmo Tragnello, loro dovete sapere che sono dietro le quinte, fanno un lavoro grandissimo di preparazione, un lavoro che richiede tante ore, e poi quando siamo lì l'emozione è indescrivibile, anche perché quest'anno ci hanno promesso e garantito ulteriori emozioni di luci e suoni. Un applauso a Marco, Cosmo, a tutti i personaggi. Come sapete, lo spettacolo della Fontana è anticipato sabato e festivi alle 18.30 quest'anno dallo spettacolo di Favole di Luce a cura del Centro del Movimento di Rita Spinosa, a cui do la parola. Prego, Rita. Buongiorno, ormai sono 7 anni che diamo il nostro contributo a questa manifestazione e anche quest'anno saremo presenti con 2 spettacoli sul corso, dove vedremo 2 postazioni, e sulla Fontana di San Francesco, prima dell'incanto della Fontana. E faranno parte di questo spettacolo 40 ragazzi, non vi spero nulla perché sarà una sorpresa, e sarà un divertimento per tutti, grandi e bambini, e ricco di emozioni. Quindi vi aspetto all'inaugurazione il 29 e poi tutti i sabati. Grazie. Grazie Rita, grazie anche a una piccola delegazione del tuo corpo di ballo che sono intervenuti sempre con grande piacere e danno colore alla nostra conferenza stampa. Un altro appuntamento che piace molto, caro sindaco, ai grandi, ma ai vicini, ma forse più ai grandi, è confermato anche quest'anno Babbo Natale nel Villaggio Incantato e mostra presepiale a cura dell'Associazione Orlando 2017 all'interno di una struttura che ringraziamo, l'Azienda Pubblica di Servizio alla Persona, Istituti Riuniti del Lazio, l'IRL, in particolar modo ringraziamo il direttore chiaramente Ruggero, e do la parola a Giuliana Valente che ci darà qualche anticipazione sulle novità di questa edizione. A te, Giuliana. Buongiorno. Approfitto per salutare il sindaco che non ho mai conosciuto. E, allora, niente, le novità, noi ogni anno cambiamo, quindi ogni anno ci sono delle novità. E, il posto è sempre lo stesso, cambiano le scenografie, quest'anno abbiamo il bosco con all'interno la casa della Befana, poi c'è la casa di Babbo Natale, il villaggio popolare, c'è un bellissimo chiostro addobbato scenografico, ci sono tutti quanti i personaggi con cui i bambini e gli adulti possono interagire, quindi da Babbo Natale, la Befana, gli elfi. E noi anche siamo al 7° anno e quindi con l'esperienza miglioriamo sempre di più ogni anno e cercheremo anche quest'anno di farvi vivere un sogno. Quindi vi aspettiamo tutti e niente, ringraziamo innanzitutto sempre il direttore Clemente Ruggero che ci dà ogni anno la possibilità di portare a termine questo evento, e il Comune di Gaeta. Vi aspettiamo tutti, grazie. Grazie Giuliana, come potete leggere dalla copertina, dalla slide, questi sono eventi che vanno dal 29 ottobre al 15 di gennaio, e come diceva giustamente il sindaco in apertura, Favole di Luce è un'occasione importantissima per la città, un'occasione di promozione turistica senza dubbio, ma anche un'occasione di promozione delle eccellenze del territorio. Non molto tempo fa il sindaco abbiamo avuto modo di incontrare e vedere, visitare da vicino Island di Roberto Bonomo Offshore, e giustamente tu hai detto questa è un'opportunità che vogliamo dare a tutti coloro che frequenteranno Gaeta, e quindi avremo questo bellissimo catamarano Super Classic 70, il primo che ha motore comunemente idrogeno dei cantieri offshore. Lo troveremo ovviamente a Molo Santa Maria, il contesto ci sta tutto. Do la parola a Simona che ci dirà qualcosina sul catamarano. Simona Bonomo, grazie. Grazie a voi e vi ringrazio. Noi siamo una novità invece di questa iniziativa Favole di Luce e siamo molto felici di essere qui. Quello è usa l'altro con la fiamma. Il microfono del consigliere dissidente. Non facciamo nomi.
Vabbè, diciamo sono una faccia diversa però. Sono molto felice di essere qui, rappresentanza del cantiere navale della mia famiglia, Offshore Nautica, che dal 1987 è attivo sul territorio per la progettazione e costruzione di motoscafi di alta velocità. In questa occasione abbiamo la gioia e l'onore di presentare il nostro nuovo prodotto, che è un catamarano, progettato però con l'idea dell'ospitalità e degli eventi. Quindi avrete modo di osservare, di visitare i suoi spazi molto ampi in anteprima per la stagione estiva che arriverà insomma, tra pochi mesi. Sarà disponibile per eventi privati, quindi insomma ci sarà la possibilità di organizzare un bel calendario a bordo. Ovviamente questo per noi è anche una possibilità per mettere insieme il nostro lavoro di cantiere navale che normalmente attira una clientela internazionale e sarà un'occasione per farvi conoscere personalmente il nostro territorio. Vi ringrazio tanto e vi aspetto a bordo. Grazie. L'aspetto più importante per noi ovviamente è che abbiamo anche fatto una licenza, consegnando una licenza al cantiere navale Offshore, che è questo nuovo catamarano di Iceland, porta chiaramente per loro scelta e inorgoglisce tutti quanti noi, è stato oggetto chiaramente della nostra, del conferimento della licenza, la denominazione, il logo Made in Gaeta, e questa è una cosa 100% meditata, e quindi questa cosa è di... Ovviamente il Natale, la Natività e quindi la presenza di questo momento non solo simbolico, quest'anno avremo modo e piacere di poterla ammirare anche via mare, infatti l'abbiamo nominata una Natività dal mare all'interno delle Grotte del Turco, e adesso do la parola a Massimo Bonomo che ci darà qualche spiegazione e contestualmente vedremo un bellissimo video introduttivo. A te Massimo. Sì, buongiorno, grazie a tutti. Non vorrei togliere però visibilità alla nostra Gaeta, quindi concentriamoci, è Gaeta che parla. Ringrazio l'ingegnere Di Russo e voglio proiettare il piacere e l'amore che abbiamo in Gaeta a questi ragazzi che sono qui dietro, che domani saranno il portavoce delle idee nostre di oggi e dei semi che stiamo in qualche modo diffondendo sul territorio e mi auguro ancora di più nella mente di tutti quanti noi. Quindi, come dicevo, non sono nelle vesti di imprenditore, ma la mia azienda ha donato alla città di Gaeta un qualcosa di insolito, ma che sicuramente merita la nostra montagna spaccata. Grazie Massimo. E ovviamente un altro punto importante del centro degli eventi, di aggregazione, qui in piazza 19 Maggio, ma anche in piazza Monsignor Pigliegro, è il villaggio delle favole di luce, che sarà aperto tutti i giorni, dalle 17 alle 22.30, il sabato, domenica e festivi, dalle 10 del mattino alle ore 23. Non è potuto essere qui, ma lo salutiamo affettuosamente, Antonino Mercurio, perché lo spettacolo di Pulcinella, chi di noi non è un fan dei burattini di Antonino Mercurio e di Pulcinella, anche quest'anno ha confermato la sua presenza, la sua partecipazione, vuol dire qualcosa a Giovanni Merito? No, che sarà posizionato quest'anno sotto il battaglione degli Alpini all'ingresso di piazza 19 Maggio, volevo indicare questa cosa. Benissimo, io direi di salutare con un applauso Antonio Mercurio.
E proseguiamo speditamente, sabato 11 dicembre, anche qui un grande amico della città di Leda è in giro, sindaco, lui sta sempre in giro in moto, parlo di Robby, il Robby Tour che sarà presente domenica 11 dicembre con la sfilata di Babbo Natale in moto alle ore 17:30 lungo le strade del centro, che sicuramente animeranno e coloreranno, dando tanta gioia ed allegria un po' a tutti, perché sono davvero molto simpatici, oltre ad essere tanti e numerosi, poi si fermeranno il battaglione degli alpini per una sorta di esposizione. E passiamo dalle moto alla 500, la 500 che è per l'eccellenza il simbolo della Made in Italy, 500 favole di luce, in programma sabato 17 dicembre, con grande piacere do la parola a Francesco Mignano per qualche breve anticipazione. Sì, Francesco. Sì, la 500 non è un caso, perché è un simbolo, appunto, come detto, non solo del design italiano. Ci tengo a ricordare che la 500 è l'unica automobile che è esposta al museo di New York, al MoMA di New York, proprio per il suo design. È un'installazione, diciamo che in questa sfilata, è un'installazione su quattro ruote, perché le 500 sono un veicolo di simpatia e i cinquecentisti le usano in maniera, diciamo, molto antipoliare, quindi vedrete come è stato negli ultimi due edizioni, perché questa è la terza volta che lo facciamo. Avete possibilità di vedere queste 500 che sono tutte addobbate al tema natalizio, quindi illuminate, colorate, che guidate dai Babbi Natali porteranno, faranno questa allegra sfilata della città, quindi è un qualcosa che in genere attira molto, soprattutto i bambini, ecco, quindi portiamo allegria come se fosse un'installazione in più per quella serata di sabato 17. E questo è un evento che abbiamo organizzato noi come 500 per l'Italia, insieme con Ultra Live Events, Radio Spazio Blu, e poi con la collaborazione di Angeli Di Roi, Paolo Lucci Foto e Daniele Venziamo Team per la parte tecnica. E vi aspettiamo allora, perché sarà una cosa divertente come le altre anni. Grazie a tutti. Conferma direttamente da Bagoli, sono venuti qui, anche la signora che saluto, il re del ghiaccio, l'amico Amedeo Marzella, dall'11 novembre al 15 gennaio torna a chiedere il presepe di ghiaccio più grande d'Italia, con un grande piacere, a te la parola, Amedeo. Buongiorno sindaco, buongiorno a tutti, è un appuntamento che si rinnova e... Nel corso degli anni qua a Gaeta, una volta l'abbiamo immaginato un presepe classico, una volta l'abbiamo immaginato come se i pastori fossero in fondo al mare, una volta l'abbiamo immaginato al Polo Nord. Invece quest'anno parto già dall'edizione dell'anno scorso. Qualche giorno libero mi sono andato a visitare la città, perché è bello anche visitare dove vai a fare gli eventi. E ho scoperto che ci avete tante chiese bellissime e di grande pregio. Camminando nella parte vecchia, poi ho visto anche che ci sono tanti portoni, portali di case private molto belli. E da questo mio camminare ho deciso quest'anno, insieme ai miei ragazzi, ho fatto le foto l'anno scorso, quindi c'ho tutta la documentazione, mi sono documentato, e quindi quest'anno immaginerò il presepe di ghiaccio omaggiando la città di Gaeta. Quindi realizzeremo quelli che sono i portoni e le chiese che avete qua sul territorio, li metteremo all'interno del nostro presepe di ghiaccio come sfondo, con i vari pastori che facciamo ogni anno. Quindi sarà un presepe questa volta dedicato a voi. Un assist fantastico, sindaco, perché lui parla dei monumenti della nostra città che, come vedete, sono rappresentati in diverse forme in questa edizione davvero molto originale. E tra le iniziative con un taglio culturale abbiamo anche una splendida, meravigliosa passeggiata nei vicoli del centro storico di Gaeta. Questa passeggiata è coordinata dalla direzione artistica di Gianni Donati, a cui do la parola. L'evento è dal 19 novembre al 15 gennaio, mettiamoci scarpe comode e giriamo per i vicoli, saliamo e scendiamo le scale del centro medievale di Gaeta. A te Gianni. Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, l'anno scorso avevamo proposto Gaeta e Dante, che ha avuto un grandissimo successo, suscitando l'interesse della RAI, Canale 5, addirittura Barzullo nella trasmissione culturale che lui ha su RAI 1. Quest'anno, anche per diciamo un'idea da parte del sindaco Leccese, che aveva voglia di valorizzare ancora di più questo patrimonio culturale della Gaeta Vecchia, chiamiamola in questo modo, e quindi abbiamo immaginato questa passeggiata storia, come diceva Andrea, che avverrà attraverso una parte, una piccola parte dei vicoli medievali di Gaeta, quindi alla scoperta del patrimonio. Anche qua abbiamo, io ho voluto rendere questa passeggiata anche un po' più caratteristica, mettendo due attori guida che saranno in costume medievale e quindi accompagneranno i turisti. La grande novità anche di quest'anno è che tutto ciò avverrà la mattina del sabato e del domenica, cioè un momento della giornata che non viene riempito né dalle luci perché è giorno e da altre, diciamo, mi sembra, attività. Per cui i turisti quando arrivano a Gaeta, insomma in mattinata, insomma non hanno grandi cose, cioè possono girare dappertutto, ma noi abbiamo la possibilità di guidarli in questa passeggiata storica. Consegneremo ad ognuno un opuscolo, dove ci sarà delle foto e delle notizie su questa passeggiata, e quindi per loro sarà anche un ricordo, carino, per un ricordo che porteranno a casa. E poi un'altra piccola chicca che però non vediamo per i turisti, che avranno anche un momento, diciamo, culinario, diciamo, immaginiamo in questo modo. Quindi aspettiamo, anzi pubblicizziamo, io invito la Prologo e tutti coloro i quali fanno quel grande lavoro di informazione a dare anche questa fra le tante belle iniziative che ci sono, in modo che arricchiamo ancora di più le proposte per Favole di Luce. Grazie. Grazie tanto. Facciamo notare anche l'amico Giovanni Ducci. In questo programma non ci sono tante altre sorprese che scopriremo da qui alle prossime settimane, e quindi anche dal punto di vista di illuminazioni che ci condurranno da Via Indipendenza fino a qui al centro della città, quindi avrete modo di notare che ci saranno tante altre belle cose presenti a Gaeta. Tra le tante belle cose, ma che riguardano la nostra tradizione, ovviamente il 31 dicembre in tradizione sciusci gaetani, il pomeriggio dalle 5:30 fino alle 20:30 in Corso Cavour, Piazza Sapienza e Piazza Bonomo. Ma gli eventi non finiscono assolutamente qui, perché un ampio spazio, caro sindaco, è riuscita con un'offerta davvero molto interessante, è riuscita a proporcelo Valentina Ferraiolo nell'auditorium di Santa Lucia in via Ladislao, un gioiello storico culturale della nostra città, diventato un auditorium con diversi appuntamenti in programma, che sarà la stessa Valentina a presentarci velocemente. Anche qua sono sicuro che da qui alla prossima settimana Valentina usciranno anche altre iniziative, ma partiamo così perché è importante illustrarla. Prego. Buongiorno a tutti. Niente, parto con il dire, fare un saluto a Enzo Grandinello, che era uno degli ospiti del nostro programma, che mi ha appena scritto perché sapete che in questi giorni ha avuto un piccolo infarto, e tra l'altro insomma ci siamo un po' preoccupati perché lui sarà uno dei momenti, degli eventi, ecco, che noi di Tamburo Rosso abbiamo organizzato all'interno dell'auditorium. Le cose da fare sono tante, e una cosa su cui vorrei porre attenzione, visto che abbiamo il sindaco aperto questa conferenza stampa parlando di ecosostenibilità, noi con la città Illumina Gaeta illumineremo nel nostro, diciamo, piccolo via Ladislao, a partire dal Belvedere Regina Sofia. Ci faremo carico con la nostra associazione di produrre questo prototipo di biciclette che attraverso un accumulatore di energia riusciranno a illuminare
tutte le lampadine di Via Ladislao, e questo proprio per invitare tra l'altro i vari sportivi a venire a pedalare e a farvi una passeggiata più salutare con i nostri vicoli. Non è chiaro, diciamo, nel programma, ma le passeggiate organizzate da Gianni Donati termineranno proprio all'interno di Santa Lucia, dove ci sarà una presentazione a mo' di spettacolo, che appunto è Suoni d'arte, con cui attraverso la musica e insomma le parole sapienti di storici locali noi descriveremo il luogo, che verrà anche allestito per tutto il periodo legato al Natale. Gli eventi sono tanti e molti anche in via di definizione, ma non ci siamo promessi di garantire eventi tutti i weekend su Belvedere Regina Sofia, che è appunto il Belvedere che introduce poi una delle strade più antiche, storiche della nostra città, dove adesso sono allestite tre casette, quindi avremo il nostro piccolo mercatino di Natale anche su, e quindi ci saranno prodotti di enogastronomia, ci sarà un piccolo artigianato, ci sarà musica dal vivo, musica itinerante, e poi ci sono appuntamenti come il concerto del 26 dicembre, che ormai sta diventando al secondo anno una delle tradizioni di Santa Lucia. Una novità importante per noi è la festa di Santa Lucia, che è un appuntamento tradizionale che noi vorremmo recuperare e riproporlo in versione laica, visto che adesso Santa Lucia è appunto una chiesa sconsacrata, ed è una festa che parte dall'8 dicembre al 13 di dicembre. Il 13 dicembre venite tutti alle 6 del mattino, così come si faceva la messa invece a quell'ora, alle prime luci dell'alba, per il concerto dedicato a Santa Lucia. Troverete tra i protagonisti il progetto Donne di Gaeta, che sono una realtà ormai del nostro territorio, che non solo si ripropongono di recuperare e diffondere le nostre tradizioni, ma sono anche portatrici sane di bellezza. Loro stanno già da qualche mese lavorando insieme a noi di Tamburo Rosso alla realizzazione di momenti musicali e momenti legati proprio a una diffusione di tradizioni, di artigianato e di gastronomia locale. Poi abbiamo l'appuntamento con l'Epifania, e dal 2 gennaio il nostro luogo magico Santa Lucia diventerà simbolicamente il caminetto della Befana, perché allestiremo degli stand a cui le famiglie potranno venire con i loro piccoli e portarci i loro calzettoni, proprio i calzini dei bambini, e poi il 6 gennaio verranno a vedere, a scoprire, se sono stati bravi troveranno cioccolato e caramelle, altrimenti non si sa, e troveranno la Befana in persona. Ma la cosa esilarante sarà il pomeriggio, dove stiamo organizzando una tombola da spettacolo, quindi vi invito a non mancare, perché sarà proprio la vera smorfia. E cos'altro dire? Ci tengo a sottolineare questo impegno da parte di tutti i cittadini a venire a trovarci nel centro storico, a venire a pedalare. Probabilmente riusciremo ad installare due biciclette, e chiunque voglia insomma di dare il proprio contributo per illuminare un luogo di Gaeta che insomma ha bisogno di luce, insomma siete tutti invitati a venire su in via Ladislao e a farvi una bella pedalata, casomai anche mentre vi guardate un concerto all'aperto, se il tempo ce lo concede. E niente, buon lavoro a tutti, e ce lo auguriamo anche noi, che ci abbiamo tanto da fare. Grazie. A regalare un po' di energia, come si dice. Ma non finisce qui, perché come potete notare dalla brochure in basso, quella delle luminare, scopre gli altri eventi in città con quel code che rimanda, lo troverete anche poi sul sito del Comune di Gaeta, sul sito delle luminarie, che tra l'altro luminarie
Gaeta.it, la oggi è online, ci sono tanti altri ed importanti eventi, come potete notare, racchiusi anche in un arco temporale molto ristretto. Partiamo subito, e qui un applauso particolare lo vorrei fare ai fratelli Campino, Riccardo, che è qui presente, ed Enza. Maestri librai veri e propri che portano avanti tante iniziative, oltre ai libri sulla cresta dell'onda, ma quest'anno proseguiamo con degli autori che sono dei nomi importantissimi del repertorio letterario nazionale, quindi voglio dire che Eda davvero ha un'offerta ampia, variegata, diversificata, ma anche molto forte dal punto di vista delle iniziative di carattere culturale. Partiamo il 22 ottobre con Melania Mazzucco, inserita in quella cornice che si chiama Pagine di Storia, a sua volta nel Festival Nazionale della Storia, che è un progetto partito dallo scorso anno, come ricorderete, che era dallo scorso anno sta celebrando il 160esimo, anche se numericamente stiamo 2 anni dopo, ma sapete bene che abbiamo dovuto fermare il 160esimo per via della pandemia. Dallo scorso anno che era celebra il 160esimo del legame storico tra Gaeta e la Marina Militare, lo sta facendo con tantissime iniziative, ancora abbiamo negli occhi l'emozione della celebrazione, la festa della giornata della Marina il 10 giugno scorso qui nella Rada di Gaeta. Proseguono queste iniziative con Pagine di Storia, l'incontro con Melania Mazzucco all'interno della Chiesa dell'Annunziata alle ore 18. Poi dal 29 ottobre al 15 gennaio, questa è un'iniziativa sulla quale il sindaco si è particolarmente attivato, me l'ha ripetuto diverse volte, cioè Andrea mi raccomando, il mare d'inverno, Andrea mi raccomando, io furbescamente, adesso te lo dico, ho estrapolato il mare d'inverno dalla brochure delle luminarie dal 29 ottobre al 15 gennaio, perché il sindaco non avevamo più spazio, devo dire la verità, però il mare d'inverno l'ho recuperato negli eventi in città. Che cosa significa? Significa che Gaeta, con il suo clima, lo possiamo ben vedere, la mattina troverete le spiagge, gli stabilimenti che saranno aperti e accoglieranno i turisti. Quindi chi vorrà potrà anche godersi il mare d'inverno, respirare un'aria pulita e trascorrere un momento anche così di spensieratezza. Io penso che tutti, molti, e credimi sindaco, sono diverse settimane, io qui vedo anche degli operatori, delle persone che lavorano nel mondo del turismo, dell'incoming, ne vedo diverse, le saluto affettuosamente, sono diverse settimane che ci stanno chiamando da ogni parte d'Italia. E non ve lo dico perché me l'hanno riferito, lo dico perché squilla il mio telefono, dice: ma le fate le luminarie quest'anno? Sì, le facciamo. Ti dirò di più, sindaco. Partiamo insieme con una grandissima città, Torino. Forse non tutti lo sanno, ma anche a Torino accendono le luminarie il 29 ottobre, le spengono l'8 gennaio, da prima a 15. Quindi Gaeta si colloca al centro dell'Italia. Giovanni, quindi... No, noi arriviamo a 15 perché il calendario che sta illustrando Andrea è pieno di eventi, ma c'è ancora qualche sorpresa in atto, quindi arriveremo al 15 perché c'è ancora qualcosa che manca, però lo scopriremo in corso d'opera. Però possiamo svelare tutto e subito. Possiamo svelare tutto perché... diamo un po' di materiale anche per i detrattori, diamo un po' di cose volte, se no poi i concorrenti... Un po' da volta. Cioè che fate tutto e dobbiamo fare. Andiamo velocemente avanti, il mare interno è un'iniziativa bellissima. 12 novembre invece abbiamo un altro momento che ha fortemente voluto il sindaco, perché la verità, l'incontro con una nostra concittadina, Sabrina Leccese, che presenterà il suo ultimo libro qui all'interno dell'aula consiliare, ed è il 12 novembre alle ore 11, presenteremo il libro e non solo, non voglio aggiungere altro. Proseguiamo, il 19 novembre, un altro appuntamento, sempre con Pagine di Storia, pensate un po', dopo il premio Strega Milena Mazzucco, abbiamo un altro premio Strega, Antonio Scurati, Gli italiani e il fascismo. Abbiamo previsto questo appuntamento all'interno del cinema Ariston alle ore 18 perché prendiamo una grande affluenza, Riccardo. Andiamo avanti, 9 dicembre, quest'anno Gaeta ha celebrato il 25esimo, pensate un po', sono trascorsi 25 anni, dall'istituzione del gemellaggio tra la nostra città e la città di Frontignan-les-Pérez in Occitania, in Francia, una zona bellissima. Il 9 dicembre celebreremo in questo luogo sempre la sottoscrizione del rinnovo del patto di amicizia, il gemellaggio tra Gaeta e Frontignan, per la delegazione con il sindaco Michel Arouet e tutti gli amici di Frontignan che ci stanno seguendo in questo momento nelle varie dirette, grazie a voi organi di informazione e di stampa che siete importantissimi per veicolare il nostro importante grande evento. 9, 10 e 11 abbiamo pensato anche a un aspetto legato alla salute.
con un'iniziativa che si chiama Cuori e Motori, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera. Prevediamo in queste giornate visite cardiologiche gratuite a bordo della nave Diciotti, ormeggiata dalla banchina Capoto. Contestualmente ci sarà anche l'esposizione di 16 vetture d'epoca, questo è un brand che sta andando molto molto forte, a Piazzale Capoto il venerdì 9 dalle 14.30 alle 18.30, sabato 10 dalle 9.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30, domenica 11 dalle 9.30 alle 12.30, ovviamente per informazioni e prenotazioni per le visite cardiologiche gratuite c'è un indirizzo mail che è cuoreimotori@libero.it. Proseguiamo. Concludiamo Pagine di Storia, questa rassegna letteraria, il 10 dicembre con un grandissimo autore, parlo di Paolo Mieli, Un secolo di storia d'Italia. Anche qui abbiamo bisogno del Cinema Teatro Ariston perché prevediamo una grandissima affluenza. Dalla letteratura all'arte, il vernissage della nostra straordinaria Pinacoteca d'Arte Contemporanea, intitolata La memoria di Antonio Savona, al quale io rivolgerei un applauso grandissimo. Un grandissimo amico della nostra città che ci ha lasciato, il vernissage della 34esima edizione del Porticato Gaetano, l'inaugurazione della rassegna d'arte che è prevista alle ore 10.30. Concludo il 1 gennaio, un tuffo nel nuovo anno, ma stiamo lavorando anche per il concertone di Capodanno. Vedo qui prima l'amico Mario Carrucci, adesso non so. Non svelare niente, non svegliamo nulla. Nella parte finale delle luminarie ci saranno delle sorprese, però ci stiamo mi lavorando. Mi fermo qui, non vado oltre, obbedisco come disse qualcuno e con grande piacere vi do la parola ad Alessandra e poi al sindaco per le conclusioni. Credo di aver detto tutto, quindi vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie Andrea e ringrazio tutti i nostri ospiti che sono intervenuti qui, ma un ringraziamento particolare va anche a un'altra nostra, possiamo chiamarla collaboratrice, che oggi purtroppo non è potuta essere qui con noi perché non è a Gaeta, che è la nostra concittadina Valeria Carischi, che ci aiuterà anche nella divulgazione, della diffusione di questa manifestazione via social, perché lei possiamo definirla una vera e propria influencer che viene seguita da migliaia e migliaia di followers e quindi ci aiuterà, si è messa a disposizione della nostra città e ci tiene tanto a quindi far conoscere al maggior numero di persone possibile questa grandissima e bellissima manifestazione che è Favole di Luce. Quindi la ringrazio e poi anche con lei magari scopriremo, no, strada facendo, quelle che saranno le iniziative che abbiamo già in mente e intenzione di fare. Quindi adesso lascio la parola al sindaco per i saluti e la conclusione. Beh, allora penso che sia abbastanza per il momento. Io, come dicevo all'inizio, voglio ringraziare ancora una volta tutti quanti voi, tutti i cittadini della nostra città, della nostra meravigliosa Gaeta, perché in realtà le luci delle favole di luce siete voi. E adesso sigla. Sabato 29 dalle 17 in poi per insieme partecipare all'accensione di questa 7ª edizione, vi aspettiamo tutti, grazie.